grazie a tutti voi di essere qui. Voglio, in apertura, confessarvi un sentimento da me provato quest'oggi all'ingresso a Palazzo Ferraioli. Si è fatta fulgida e nitida nei miei ricordi l'immagine di un volto affettuoso, sorridente ed amico, di un uomo, di un magistrato che quest'anno ci ha improvvisamente lasciati, di colui che per secoli, per tanto tempo nella diceria collettiva veniva definito come l'uomo che faceva terrore alle mafie dal terrorismo, l'uomo dell'antimafia e dell'antiterrorismo. E ho ricordato la sua presenza qui a Palazzo Ferraioli lusingando il cammino di Talita, quello di tutti noi e di tanti che con il mio amico presidente Tommaso Marvassi riconoscono il valore della legalità, il sentimento della giustizia come le coordinate essenziali di una pratica di vita. E voglio ricordarlo quest'oggi con la signora Elisabetta Marini, cui vorrei dedicare un applauso, proprio ieri è stato celebrato e ricordato il 30° della sua scomparsa, con la cara amica di famiglia contessa Elena Geto di Capriglia, proprio perché ricordiamo la gioia condivisa in tantissimi momenti insieme, quelli che a noi riportavano il piacere, la gioia di avere accanto e di confrontarci, presidente Marvassi, con chi ha avuto assegnate le inchieste più delicate e difficili della seconda fase del Novecento. Penso al tentativo proprio di attentato di Ali Agca nei confronti di Sua Santità Giovanni Paolo II, penso alle giornate buie, onorevole Tassone, del sequestro di Aldo Moro, dell'uccisione, penso, onorevole Ferrari, all'omicidio d'Antona, alla vicenda di Marta Russo, penso, cara Donatella Cerè, che rappresenta in maniera brillante l'Ordine degli Avvocati di Roma, ecco, penso a chi ha potuto apprezzare un uomo in prima linea. E voglio dire, proprio in apertura di questa straordinaria serata, alla signora Elisabetta Marini, alla famiglia, che noi continueremo nel nome di Antonio Marini la sua testimonianza a difesa di quell'ideale di giustizia, di libertà, di verità, contro ogni subcultura, contro l'ignominia, la calunnia, la violenza, la sopraffazione, contro il terrorismo e contro tutte le mafie. E continueremo una battaglia in nome degli ideali della cultura. Da qui l'iniziativa di questa sera, un'iniziativa che porta ancora una volta la firma prestigiosa degli storici Mario Vagliano e Marco Barnieri, che ringrazio di essere qui con noi. Mi piace ricordare che questo libro per tutti noi, lo dico alla dirigente Corea del Pilo Albertelli e del Cavour, rappresenta una pagina importante, lo sarà di più per i giovani, proprio perché potranno trarre in esso degli insegnamenti autorevoli di come i padri abbiano saputo costruire il futuro e la postmodernità, ma non una cultura valoriale che si richiama in uno, in quell'aspirazione universale alla pace. La pace definita da Khalil Ibram, l'artista libanese, come la condizione in cui, guardando posti al di sopra delle nuvole, non si vedono steccati tra nazioni, non si vedono steccati tra quartieri. Ebbene, l'uomo deve andare oltre con questa capacità di esprimere un'umanità a servizio della più alta idealità. Con i tali vigileremo affinché ci sia un dibattito e si offra un testimone autorevole, quel testimone di un orgoglio che Alcide De Gasperi tra tanti ha rappresentato nel mondo. Grazie a tutti voi, buona serata.